Pubblico numeroso e manco a dirlo competentissimo per una sfilata di moda svoltasi in uno dei maggiori alberghi romani. Defilé fuori del normale, che oggi viene lanciato un nuovo colore da aggiungersi ai mille della civetteria femminile. Primi a presentarlo Chelo Alonso e Steve Rivers. Si chiama Ottanio la nuova tinta, un nome in armonia con l'intenso ritmo della vita moderna, dato che l'ottanio è quell'elemento che serve a irrobustire la benzina. Yvonne Molnore e Ennio Girolami, per l'occasione, hanno rivestito panni matrimoniali. Sono recidivi, anche in un film hanno pronunziato i fatali sì. Niente di strano che a furia di finzioni giungano alla realtà. Ma la più attesa era Anita Ekberg. Ha acconciamente messo in rilievo i numeri dell'ottanio e altri numeri. E a conclusione della serata, battesimo di una nuova auto, anch'essa verniciata in ottanio. Aspramente redarguito dalla consorte, un signore che ammirava un'altra linea oltre quella della macchina. Eleganza per ambo i sessi e per tutte le età ad il versum in Olanda. Si incomincia con alcuni seducenti déshabillé virili. Unanimi favorevoli commenti del pubblico, ove si escluda la pesante ironia di uno scaricatore portuale capitato lì non si sa come. Dopo una graziata apparizione sportiva di un giovine signore, si passa alla civetteria infantile. A stento convinte da massicce promesse e modici acconti di varie le cornie, le minuscole presentatrici hanno mostrato ciò che per la prossima stagione balneare le giovanissime leve dovranno indossare. Le genitrici avevano addirittura i lucciconi. Delizioso il candore impacciato di questo adorabile frugoletto che solo ieri aveva nascosto un gatto infuriato fra le coltri della nonna, procurando alla vegliarda profondi graffi guaribili in 35 giorni, salvo complicazioni.